I Templari vogliono scoprire la natura dei manufatti. Le loro spie hanno consultato medici studiosi a New York. E hanno interrogato anche un gran numero di tribù. Già, mostrano il manoscritto a destra e a manca. Ma nessuno ne decifra la scrittura e tantomeno le immagini. Però abbiamo un nome. Sappiamo che Lawrence Washington fa girare il manoscritto. Lawrence Washington. Uomo d'affari, politico della Virginia e Templare d'alto rango. Di recente è tornato dalle Indie Occidentali. Il suo maggiordomo è stato visto ricevere un pacco. Allora quel pacco gli verrà consegnato presto. Shay, scopri cos'è e trova Washington. Fatto questo, indaga per bene a riguardo. Preparo la Morrigan. I suppose you would not have noticed. Se siamo fortunati, quella nave ci porterà dritti da lui. Io la fortuna me la creo, Liam. Attento, e Washington sta per esaurirla. Sono piene di nemici. Piegate le vele al vento! Red Bank in vista. Ottimo terreno di caccia. Manca molto, capitano. Siamo in rotta di collisione. Chiudete le gambe contro le lacci. Aprite le vele. Forza! Peccato. Vele. Sì. Eccola, lì. Bene, gente. Silenzio. Pesci. Lawrence. Sì. Eccola, lì! Bene, gente. Silenzio ora. Lawrence Washington è un uomo d'affari. Regriero, un capo templare. Abbiamo perso le sue tracce un anno fa. Di recente ho saputo che era alle Barbados, ma non ho avuto conferma. Ora pensi che abbia qualcosa a che fare con il furto dei manufatti. Dico bene? Io non lo escluderei. Haiti non è lontana dalle Barbados e il suo ritorno alle colonie coincide perfettamente con l'arrivo dei manufatti. Non possiamo permettere che i Templari controllino le colonie. Comunque vada, Lawrence Washington deve morire. Mi assicurerò che accada. Capitano, un blocco! Così non va. Shay, segui quella nave fino a terra. Ci penso io. Fai passare la Morrigan da un'altra parte. Sì, capitano. Segui il pacco e trova Washington. Calate l'ancora! Un bel blocco. E ricorda quello che ti ho detto, Shay. Washington deve morire.
Gna. Che cos'è? Un fucile. Ehi tu! Resta! Dove sei? Come può essere? Nessun rumore. Grazie del regalo, signor Washington. Questa sì che è una sorpresa. Non me l'aspettavo proprio. Ora devo trovare Washington e interrogarlo. Thank you.
L'invito, per favore. Non ancora. E speriamo che non ce ne sia. Devo trovare Washington prima. Dopo mi occuperò dei manufatti. Prendi guai, però. Cos'ha di speciale questa festa? È molto ricca. Si occupa anche di politica. Fratello, sei sicuro di non volerti sdraiare? No, sto bene, George. Occupati degli ospiti per me. Scendi in cantina e offri loro qualcosa di speciale. Certo. Signori. Mio fratello è un faro in una terra martoriata. Chiedo soltanto una cosa prima di morire. Lasciatelo in pace. Non deve essere coinvolto negli affari dei Templari. Lo rispetteremo tale volontà, signore. Vi ringrazio, signori. Signor Smith, state per intraprendere il viaggio? Sì, signore. Tornerò con le risposte. Signor Wardrop, siete coinvolto anche voi dal manoscritto? Signor, sì. Ne scopriremo il senso. Allora vi prego di andare. Washington non riesce nemmeno a reggersi in piedi. Sarà meglio che tu abbia ragione, Liam. Perché sto per uccidere un moribondo. Un piacere.
Basterà un po' di riposo. I had the most extraordinary dream last night. Sei ritardo, assassino. Non è mai tardi per sventare i piani templari, signor Washington. Ma i miei piani sono già in atto. E poi, attirandoti qui, ho dato ai miei il tempo di fuggire. Grazie per aver abbreviato la mia fine. E grazie per avermi svelato il vostro piano, astuta serpe. No, maledizione! Devo sbrigarmi. Liam, spero che tu abbia portato qui la nave. Così non vale! Try get past me, I'll spill your brain. You won't get past. Try get past me, I'll spill your brains. You won't shake us that way! Al timone, sì! Finiremo male! Ci hanno preso! Come siamo messi? Lawrence Washington è morto. Mi sembri deluso. Hai visto anche tu com'era ridotto. Sarebbe comunque morto entro un mese. E altri due templari sono fuggiti. Stanno cercando il manoscritto e la scatola. Ma avevano i manufatti? Non lo so. Forse. Non ne sono certo. Allora hai fatto la cosa giusta per la conferenza. Cercheremo dopo gli oggetti. Su col morale, Shay. Abbiamo messo i bastoni tra le ruote e i templari. Forse. Ma da quel che diceva Washington, non mi sembravano troppo preoccupati dalla perdita. È ciò che vorrebbe credere. Ricordo sembra essere frammentato. Quanto tempo è passato? Qualche mese, credo. Quel virus non ci lascia accedere ai ricordi completi. Leggibili ma in disordine. Tra poco nelle colonie scoppierà la guerra dei sette anni. Concentrati sugli assassini. Daremo il massimo. Vero, zittone? La tenuta è triste ora che la signora Abigail e il piccolo Connor non ci sono più. Già, ho visto Achille piangere. È normale, no? È solo che non sembra triste. Sembra furioso. Mi preoccupa. Sta affrontando la perdita. Come tutti noi. Lo so, ma sono passati mesi. E non abbiamo fatto altro che cercare il manoscritto e la scatola. Lo sciassura ha una pista sulla scatola.
Incontreremo lui e Chevalier a St. John. Anche Chevalier? Allora il mio umore non migliorerà. Quando Achille ha detto che chi possiede manufatti può accedere a luoghi di grande potere, non credo che avessi capito. Ne ho parlato a lungo con Adeuale. Crede che la scatola possa proiettare parole o immagini. Tipo lanterna magica? Sarebbe. Dai, come la lanterna magica che padre Connolly metteva nel seminterrato della chiesa. La scatola aveva una candela dentro e davanti c'erano delle lastre di vetro. Noi vedevamo le immagini proiettate sul muro, come le cattedrali a Roma, grandi, luminose. Ah, sì, una cosa simile. Solo che interpreta anche lo strano linguaggio del manoscritto. Se le lastre fossero in latino, le tradurrebbe. Ma com'è possibile? Chi lo sa. Temo che non capiremo mai come funzionano i frutti dell'Eden. Fuoco! Chi ha ancora posto al mondo alle ragazze più belle? Dipende da che cosa intendi per bellezza. Una fanciulla di Corfù e una di Oslo possono essere completamente diverse. È grande bello. Ricevendo man forte! Non sono ancora quasi pronti, capitano! Nave da guerra in arrivo! Fuoco! Una cannoniera affondando! Affondando! Fuoco! Fuoco! Ci stiamo lavorando, signore! Le palle esplosive per la lontana! Mi hanno preso!
altro segnale! Fuoco! Attimo! Fuoco! Diremo male! Evitabili quanto velaci! Fuoco! Legate tutte le vele! Anda le trisce! Via dal vento! Ci hanno colpito! Sono opinioni come questa che definiscono un uomo saggio. Il capitano è al timone. Attento, capitano, c'è un gran brutto vento. Ti conviene pregare. Beh, grazie. Beh, io avrei detto lavagna. Le ragazze lì hanno nati che semi mozzafiato e non si vergognano di metterli in bella mostra. Beh, senza nulla togliere alle ragazze di casa nostra, ovvio. Ma certo. Per me, a Galway ci sono le più belle gente. Sempre pronte a prestarti una moneta per una birra. Non mi dire. E poi quelle che ho conosciuto a Lisbona. Erano destinate al convento. Occhi scuri e molto ben disposte. Peccato che non parlassi portoghese. Non che si parlasse tanto in quelle notti, eh? Opinioni come questa definiscono un uomo in tutt'altro modo.
Siamo quasi, capitano. Le chasseur ci starà aspettando. Chevalier. Un piccolo prezzo da pagare per una pista sulla scatola. Terza rolante, gatti e velaci! Via dal vento! Chiudete tutte le vele! Chevalier, che è successo alla tua nave? Mi sono infilato in un vespaio. Ho affondato tre navi con tutto il loro equipaggio. Ma la Lagerfaul ha quasi seguito. Spero che a te sia andata meglio, le chasseur. Certo. Le mie fonti dicono che Samuel Smith abbia girato in lungo e in largo per scoprire come si usa quella strana scatola. Ora è tornato dall'Europa. Dov'è adesso? Ripara la sua goletta. Se ti sbrighi, potrai trovarlo là. Ricordi quei progetti? Ho chiesto a un armaiolo di costruire quella meraviglia per la tua nave. I cannoni di Mastro Pacol sparano più di una brigata di artiglieri. E al doppio del ritmo. Grazie mille. Qualsiasi cosa per i miei amici. Capitano, mi unirò a voi in questo viaggio. Vogliamo andare, signori? Ti vedo di buon umore, Shay. Perché non dovrei? Ho una nuova arma e presto avrò anche l'occasione di usarla. E inoltre, i Templari sono sempre ben difesi e sono certo che Smith non farà eccezione. Mi sono permesso di ordinare dei miglioramenti. Ora la Morrigan è dotata di un ariete che può rompere il ghiaccio. Ho sentito parlare di una cosa simile, ma non l'ho mai vista all'opera. Che mi dici di Smith? È vicino? Sì, naviga proprio in queste acque e potrebbe avere la scatola. Beh, troviamo. Eccolo lì. Un tempismo perfetto. La fortuna non smette mai di sorriderti. Ci ha visti! All'inseguimento! Non sparare! Non possiamo danneggiare la scatola o perderla in mare. Questa carretta non va più veloce. Almeno la mia nave è degna di solcare le onde, Chevalier. Il nostro bersaglio è astuto, ma fuori dal suo. Mister tesoriere del tempo, che cosa ci faccia qui? Magari è venuto per incontrare qualcuno. O ha trovato i tuoi pirati. Sta riparando la nave.
Perciò gli è successo qualcosa. Se fosse stato attaccato da un mio alleato, lo avrei saputo. Ma è tornato da un lungo tempo. Questa è la nostra occasione. Smith controlla gran parte delle ricchezze dei Pellegrini. Se lo togliamo di mezzo... Washington ha dato la scatola dei precursori a lui. Deve avercela ancora. Scegli ha ragione. Prima la scatola. Non possiamo affondarlo. Abbordiamo la nave o costringiamolo ad attraccare. Capitano, sta attraversando il ghiaccio. Non sei l'unico dotato di un'ariete del genere, Shay. Beh, speriamo che funzioni bene. Liberiamoci del ghiaccio! Funziona! La via è libera. La fortuna ti assiste di nuovo. Ma non perdiamo troppo tempo a festeggiare. Smith sta scappando. Attento. Queste acque sono... È una trappola! Spediteli all'inferno! Smith non deve scappare! Fuoco! Fuoco! Attento! Fuoco! Fuoco! Sbarazziamoci di queste distrazioni, Uriel. Lo troveremo. Ecco qui. Si muove di nuovo. Di sicuro sperava di assistere alla tua fine. Mi spiace, ma devo deluderlo. Ed è ancora a portata. Che diavolo sta facendo? Un'altra tattica dei Templari. Possono ricoprire intere zone dell'oceano con le fiamme. Attento, Shay! Rischiamo di finire in cenere. È solo un ultimo tentativo disperato di farla franca. Sa che ormai è nostro. Il vento non mi piace, Capitano Corbin. Lascate! Togliete vento! Vele tutte aperte! Ti hanno colpiti, signore! Ora sappiamo dove stava andando. Il bastardo ha un accampamento. Seguiamolo a terra. Sparare vicino a quella preziosa scatola è fuori discussione. Vedrò di occuparmene io. Yeah.
Preparati a morire, assassino! Ah, te ne pentirai! Non può essere... No! Hai almeno idea di cosa sia? Un antico manufatto, creato da coloro che vennero prima. Sì. Non importa. Nemmeno le più illustri menti di tutta l'Europa sono riuscite ad attivarlo. Mi manca solo il manoscritto e tutto sarà svelato. Scatola dei precursori. Smith è morto. Ben fatto, Shay. Dov'è Chevalier? Sta tornando dalla Gerfo. Temo che dovremo festeggiare senza di lui. Non sono in vena di festeggiamenti, Liam. So che dobbiamo recuperare questi manufatti. Ma a che prezzo? Samuel Smith riusciva a malapena a impugnare la spada. Ucciderlo è stato necessario. Ma... Niente ma. Smith era un uomo pericoloso. Un templare. E quel che è peggio, aveva la scatola. Dovresti essere orgoglioso di te, Shay. Può darsi. Ora dobbiamo andare ad Albany. Lì c'è James Wardrop. È a lui che Lawrence Washington ha consegnato il manoscritto. Che Segowase ci ha detto che James Wardrop ha sradicato molte tribù dalle loro terre native. Abbiamo le prove... È responsabile di innumerevoli massacri. È uno degli uomini più malvagi e spietati delle colonie. Sfrutta la legge per portare a termine i suoi scopi. E quando quest'ultima non è d'aiuto, fa in modo che i legislatori la cambino. Ascoltami, Shay. James Wardrop è un burocrate e non gli interessa se le sue azioni danneggiano gli altri. Aprite le vele! Forza! Andiamo dritti verso la... Tira le vele alte! Ancora! Yeah.
Aprite i trevi! Forza! Fuori contro velacci! Roccia a prua! La città di Albany, Shane. La più grande città di Francia. Sei qui. Il congresso è ancora riunito. Washington e le milizie hanno attaccato i francesi vicino Jumonville. Per la Francia è un atto di guerra. George Washington. Il fratello minore di Lawrence. Sì, proprio lui. Parlando di Lawrence Washington, da quando l'hai eliminato, James Wardrop ha fatto carriera. Tutte le risorse templari sono a sua disposizione. Che mi dici del manoscritto? A New York mi confermano che ce l'ha Wardrop. E ho saputo che è qui al congresso, molto ben protetto. Shay, trova Wardrop e prendi il manoscritto. Qui è pieno di templari. Io e Liam non li faremo fuggire.